Allora, 9 anni fa abbiamo iniziato a farla perché volevamo organizzare una festa multietnica nel centro di Baggio. E quindi ci siamo guardati in faccia fra noi volontari e abbiamo detto dai, facciamola. Ed è andata bene e poi abbiamo deciso di ripeterla. Nel corso degli anni la gente è aumentata, le organizzazioni sono aumentate, anche le istituzioni, quindi questa cosa qua sta funzionando. Succede che c'è la prima giornata del festival a Maggio Baggio, la prossima sarà domenica prossima, e oggi abbiamo raccolto tutti i ragazzi del laboratorio di pop dei centri giovani, della rete dei centri giovani di Milano, ad aprire la serata a Bassi Maestri. Come mai sei venuto oggi? Mi hanno chiamato quelli di quinto romano e il centro Core 52. Possibilità abbastanza peso, quella di esprimerci con i nostri pezzi e di poter aprire a Bassi o per i secondi classificati Mamma Maria alla Maggio a Baggio il 30. Tu perché canti rap? Faccio rap perché è il modo migliore per esprimersi, arriva direttamente ai cuori, speriamo, alle orecchie di tutti sicuramente. Diversi anni che mi chiedo cosa ci faccio qui, se da grande vestirò elegato questi skinny jeans. Soffro meno rimorsi, olore polsi, se vi brosso sono dei tonti oppure sommerso di soldi. Allora, come mai siete venute oggi qua al Conte? Perché dobbiamo esibire. E perché vogliamo spaccare. Esatto. Ma invece in generale, perché cantate? Cioè, perché è la nostra vita. Poi noi, a noi ci scorre nel sangue. Ma mi fate una roba così al volo? E nell'edizione di domenica prossima ci sarà più o meno la solita struttura: lo sport alla mattina, il pomeriggio all'associazione, l'animazione per bambini. In biblioteca ci saranno delle cose sfiziose, c'è tutto un intervento sull'India molto interessante, poi c'è uno spettacolo teatrale abbastanza strano e interattivo dove chiediamo alla gente di partecipare. Poi la serata, anche lì concerti dal pomeriggio fino alla sera, e alla fine Mamma Maria, guest star dalla Taranto con amore, e prima il secondo classificato del Rap Contest, quindi una bella storia. Bene, ci vediamo lì. Ciao!